La showgirl milanese, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha scritto una lettera di fuoco a Beatrice Luzzi, con cui nella casa aveva instaurato un rapporto molto intimo e profondo. La showgirl milanese Simona Tagli, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha scritto una lettera di fuoco indirizzata a Beatrice Luzzi, con cui nella casa aveva instaurato un rapporto molto intimo e profondo. Grande Fratello, Simona Tagli scrive una lettera di fuoco contro Beatrice Luzzi. Le due ex GFine avevano legato molto coalizzandosi contro il resto del gruppo e i fan della Luzzi hanno sostenuto molto Simona tanto da farla arrivare dritta in finale. Tra le due compagne d'avventura, tuttavia, il rapporto si sarebbe del tutto azzerato e dalla fine del reality non si sono più viste e raramente sentite. L'attrice romana non ha mai nascosto di non avere molto piacere a risentire i suoi ex coinquilini, anche se ha fatto eccezione per Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Proprio in merito a quest'ultimo, la Tagli ha riferito che il loro riavvicinamento sia solo di comodo per avere visibilità. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl al settimanale di Più: Beatrice, che delusione. Non posso iniziare in un altro modo questa lettera. Sicuramente avrei potuto scriverti un messaggio oppure chiamarti in privato, ma ho deciso di mostrare al pubblico ciò che penso di te. Ho preferito quindi scegliere la platealità di una lettera pubblica, nel rispetto di tutte le persone che si sarebbero aspettate un proseguimento del nostro rapporto, della nostra amicizia anche fuori dalla casa, e questo, per coerenza, visto che tu stessa ne avevi parlato tanto. Ma ormai l'ho capito, tu sei tutto e il contrario di tutto. Lo hai abbondantemente dimostrato, dato che tutti ti hanno visto tornare sui tuoi passi anche con chi ti ha offeso e tradito. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe Garibaldi. L'ex GFina ha sottolineato che il legame ritrovato con Garibaldi sia dettato solo da un interesse specifico. Poi nelle ultime settimane nella casa tu ci sei ricascata di nuovo, gli hai voluto dare un'altra possibilità. Tutti noi abbiamo un punto debole e anche se ho cercato di metterti in guardia su di lui, ho rispettato le tue scelte. Mai mi sarei aspettata, però, che una volta fuori, avresti preferito portare avanti un rapporto con una persona così altalenante nei tuoi confronti e mettere da parte la nostra complicità che inizialmente mi sembrava così forte. Dopo 3 mesi dalla fine del Grande Fratello, infatti, vedo che stai ancora cavalcando l'onda Garibaldi perché probabilmente hai capito che funziona. Ogni tanto fai una foto con lui, ogni tanto lo vedi, tenendolo però sempre a debita distanza ovviamente. Della nostra amicizia, invece, non c'è più traccia. Simona ha riferito che in tutto questo tempo Beatrice si è limitata a scrivergli solo messaggi fugaci e formali. Così, ho finalmente capito che quella persona che tanto stimavo all'interno della casa, mentre tutti l'attaccavano e cercavano di mettere all'angolo e con cui credevo di poter costruire un'amicizia anche fuori, ecco, quella persona non esiste più, o forse non c'è mai stata. In tutto questo tempo, ti sei limitata a inviarmi un paio di fugaci messaggi, piuttosto formali e quasi a giustificarti. Una volta hai scritto, fra un po' riuscirò a mettere la testa anche sulla nostra amicizia. Ma quale grazia concessa? Sai bene che queste sono solo parole vuote, chiacchiere che sei abituata a fare quando cerchi di insultare l'intelligenza altrui. Che ti piaccia o no, adesso volto pagina. Nulla di personale, ti auguro tanta fortuna.